che dire, non ha bisogno di presentazioni, io sono in compagnia di Thomas Milian, buonasera. Buonasera Elena. Senti Thomas, mi ha colpito una cosa che ti ho sentito raccontare. Tu sei stato il regista del Monnezza, proprio di te stesso, ma hai scelto il look, come doveva vestirsi, come doveva camminare, come doveva essere, ma non ti piaceva la tua voce. No, non è che non mi piaceva la mia voce, io per la vita accetto la mia voce perché sono nato a Cuba, eccetera, per sbaglio, perché avrei voluto nascere a Roma, allora non avrei avuto il problema della voce del Monnezza, perché già ce l'avevo per essere romano. In procinto di io partire da Cuba, quando ho deciso che volevo andare via da Cuba per sempre e andare a fare l'attore, sono andato da una mia zia molto ricca, una intellettuale sposata al direttore dell'Università della Habana, a confessarle a lei, perché avevo bisogno di soldi, perché mi desse soldi per il viaggio. Dico: guarda Carmita, io ho deciso di fare l'attore, è una cosa che non voglio dire a casa, perché non mi capiranno, ridiranno di me, e sono stufo che ridano di me e che mi puniscano sempre. Ero considerato la pecora nera della famiglia, essendo il più buono della famiglia. Ecco, per allora mi ribellai e disse: me ne vado da qua, perché volevo levare da me quella costra borghese che mi avevano dato e che non mi facevano uscire come il bruco della farfalla. Stavo lì, scivolavo come un verme. Ecco, facendo una vita da playboy, così con la macchina, con l'aria condizionata, eccetera, cercando una ragazza con i soldi per potermi sposare, perché non avrei prodotto niente, perché ero, come dicevo, un verme. Allora almeno con i soldi di lei la facevo campare, ecco, le amministravo io i soldini. Ecco. Allora andai da questa mia zia, dico: Carmita, mi devi aiutare a pagare il biglietto d'aereo, perché me ne vado a fare l'attore, sei l'unica nella famiglia che lo sa. Mi disse: figlio mio, ma che film vai a fare? Dico: film. Disse: di che? Dell'unico personaggio cretino che tu conosci, che è la vita che fai, ti alzi a luna, vai al country club, prendi il sole, bla bla bla, fai il bagno di mare, e poi ti fai la doccia, dopo fate il bagno di sole. Il playboy. Sì, e ti fai la doccia, vai, mangi nel ristorante del country club, poi riprendi a prendere il sole, poi vai un'altra doccia, ti rivesti, vai al bar, prendi la ragazza per la notte, poi andate a... La zia ti ha preso per un orecchio e ti ha detto: devi andare a studiare seriamente. No, che la mia zia cosa mi ha detto? No, non mi ha detto così. Mi ha detto: e tu quello è il personaggio che tu vuoi interpretare, perché l'unico personaggio che tu conosci nella vita, è quello che fai tutti i giorni. Mi disse: figlio mio, che film noioso però, Disse: tu devi sapere che cosa fa un uomo comune per portare il pan nostro di cada dia a tavola per alimentare la sua famiglia. Devi rubare, devi fare per amore per la tua famiglia, se non ce la fai perché sei un ignorante, devi fare questo per portare il pane. Tu devi capire che cosa fa un uomo comune, non lo stronzo di società, hai capito? Ecco, quello per me fu una cosa proprio magica, perché mi fece diventare cosciente che non capivo un cazzo, perdona l'espressione, della vita, dell'uomo comune. Non conoscevo l'uomo comune. E chi è l'uomo comune? Quello che io ho imparato a fare in Italia, piano piano, dopo aver fatto i film intellettuali dove mi annoiavo come un pazzo, perché un intellettuale non ha sentimenti, un intellettuale osserva, guarda gli altri, guarda l'uomo comune come vive. Ecco, allora io dovevo essere quell'uomo comune per dare le mie budelle al personaggio. E così fu, e piano piano, appena imparato l'italiano, e questo accento non andava via. Allora ho creato il Monnezza dalla testa ai piedi, il cappellino, il costume, scarpe da tennis, dell'Adidas, tutto, la parrucca, la barba, la cosa, questo pupazzo, bello, simpatico, buono,
parolacciaro, maleducato, però buono, un bambino grande. E questo è il successo del Monnessa. E quando ieri mi diero questa placca per felicitarmi per il mio successo con questo personaggio che tutta l'Italia ama, che mi sono reso conto qui ieri, perché non lo sapevo, io stavo in America, e mi è venuto da piangere, perché però piangere di allegria, che già mi sta incominciando a venire da piangere un'altra volta, scusa, e fu per me una benedizione dell'Italia. Adesso io la prima volta che sono stato in Italia sono arrivato, per 14 giorni sono rimasto 37 anni. Non so se adesso succede, altri 37 non ci arrivo, però. Però magari rimarrai ancora e ci rifarai un altro Monnezza, chi lo sa. No, c'è un altro proprio, un altro, l'ultimo ce l'ho in serbo, sì. Allora dobbiamo rincontrarci così ci racconterai dell'ultimo Monnezza che è in serbo. Lo facciano fare. Secondo me sì. Ragazzi di Fun Week, un grande saluto, un grande bacio, un grande abbraccio, vi voglio bene a tutti voi, cazzo. Che grande.